Siamo con noi Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, che ha partecipato ad un incontro a Roma con molti sindaci ed il segretario del Partito Democratico. Ecco, su cosa avete discusso? Sì, dunque, è stato un incontro molto operativo, nel senso che un gruppo di sindaci consistente, proveniente da tutta Italia, ha chiesto un incontro col Partito Democratico, un gruppo di sindaci che rappresentano uno schieramento di centro-sinistra, quindi sindaci civici, sindaci del Partito Democratico, ma aderenti a questo schieramento, ma con, come dire, la volontà e la capacità anche di parlare in realtà a una cittadinanza nella sua interezza, insomma. Quindi rappresentanti davvero delle città, perché noi ci sentivamo rappresentanti di tutte le città votate a maggioranza dei cittadini delle città che hanno chiesto di continuare il lavoro, di fare il lavoro da sindaco. È un incontro molto operativo e molto interessante e nuovo, perché questa richiesta è stata accolta e ci saranno incontri periodici anche con rappresentanti del governo per ascoltare le esigenze dei territori e inserire queste esigenze all'interno dei provvedimenti nazionali, legislativi nazionali, a partire dalla prossima legge finanziaria. Quindi mi sembra che sia, almeno nella mia esperienza, ma anche dall'esperienza di altri che hanno esperienza anche più lunga della mia, la prima volta che questo accade, e il collegamento tra Roma e i territori, importantissimi territori, quindi i cittadini da noi rappresentati vanno ascoltati, devono essere ascoltati le loro esigenze, e questo collegamento profondo tra governo centrale e i territori diventa essenziale. Continuiamo così perché è una buona strada. Ecco, i sindaci quale priorità hanno messo in evidenza? Dunque, chiedono di porre a tema un'agenda urbana di sviluppo sostenibile. Le città sono i luoghi in cui vivono la maggior parte delle persone, le città sono i luoghi in cui si fanno le politiche ambientali, le città sono i luoghi della cosiddetta resilienza, cioè la capacità di adattarsi, ma di fare scelte nuove, innovative rispetto ai cambiamenti climatici, ma non solo climatici. Le città sono anche il luogo dell'innovazione, possono esserlo sempre di più, le città sono il luogo dell'innovazione sulla mobilità, sulla conoscenza, il luogo dell'università, le città collegate l'une alle altre per costruire dei progetti sovraterritoriali. Allora, abbiamo bisogno di un'agenda urbana che parta anche dalle infrastrutture, dall'edilizia scolastica, un nuovo grande piano per la casa, cioè da grandi questioni che noi viviamo quotidianamente, che i nostri cittadini vivono quotidianamente, che qua si concentrano in maniera particolare nelle nostre città, ma che vedono anche le nostre città protagoniste di cambiamenti. Ieri il Consiglio Comunale mi ha presentato le linee strategiche per i prossimi 10-20 anni, le città sono protagoniste di questi cambiamenti di innovazione, quindi da una parte devono essere ascoltate, dall'altra parte devono essere accompagnate, dall'altra parte devono contribuire insieme al governo centrale alle nuove politiche per il nostro paese e l'Europa. Quindi questo governo come si presenta? Da questo punto di vista direi che la presentazione è ottima e anche ovviamente nuova, come dicevo prima. Poi lo sappiamo, si tratta comunque di percorsi molto difficili e di un tempo che stiamo avendo molto complesso. Quindi, senza dare responsabilità agli uni e agli altri, quello che noi diciamo è che bisogna lavorare tantissimo e sperimentare fino in fondo quelle strade nuove a favore dei cittadini.